Buongiorno a tutti. Oggi è il 15 marzo e io compio 70 anni. È già 15 giorni che sto pensando a questo giorno qui, perché ho preso una decisione molto importante, cioè voglio spendere, se avrò ancora degli anni a disposizione, perché non si sa mai, in salute sto bene, però non si può mai sapere, i prossimi 6 anni della mia vita, vorrei arrivare al 2029, per poter celebrare i primi 50 anni dalla conoscenza che io ho fatto di questo signore qui che si chiama Prehrawat, che quando lo conobbi io nel 1979 aveva 21 anni e si presentava così, la prima volta che io lo sentì parlare, aveva i capelli lunghi, aveva 21 anni e avrò modo comunque di approfondire questa cosa. La decisione che ho preso è molto, come dire, per me è significativa, perché ho avuto la fortuna di incontrare il successo vero nella mia vita, a 25 anni, quando conobbi Prehrawat, verso il quale io non ho nutrito subito un'apertura senza condizioni, anzi sono stato molto contestativo con lui e con tutte le persone che giravano intorno, ma avrò modo di parlarne, perché il video lo voglio tenere abbastanza corto, perché vorrei semplicemente dire le cose che farò per sommi capi da qui almeno a un mesetto, dove posso riuscire a spiegare per intero il progetto della Davida e che cosa vorrei fare nel 2029. Praticamente nel 2029 vorrei realizzare una scultura a forma di ghianda, grande come un colosseo, dove dentro a questa struttura poter invitare a parlare Prehrawat a Ravenna, se sarò stato in grado di fare venire la voglia di ascoltarlo ad altre persone, perché ultimamente Prehrawat, di cui ne parlerò meglio in futuro, però è talmente famoso e conosciuto e desiderato in tutte le parti del mondo, infatti in questo momento è in Sud America, sta facendo molti di programmi ed è così da tanto tempo. Ultimamente l'ho sentito dire che non andrà più a fare i programmi stabiliti, diciamo, annualmente, ma andrà solo in quei posti dove c'è un interesse. Ora, siccome io nel 1979, quando lo conobbi, dopo un paio di mesi di contestazione feroce, ebbi la risposta alla mia domanda per avere chiarezza sul suo ruolo, perché il suo ruolo è importantissimo nell'esperienza della pace, perché non si limita a parlarne come può fare tanta gente, no? Ne parla e però ti entra da un orecchio, ti esce dall'altro e tu rimani più o meno come prima. Lui ha la prerogativa, la specialità, quando parla di pace, che ti entra il suo discorso nell'orecchio, poi entra dentro la tua testa, magari non lo capisce subito come è capitato a me, come capita a tante altre gente, ma intanto lavora dentro al tuo cuore e comincia a nutrirlo e comincia a essere in grado di comprendere e soprattutto sentire qualche cosa di cui tu avevi sempre sete, avevi sempre fame, ma non riuscivi mai a capire dove andare a beberarti o a sfamarti, perché erano un po' tutte illusioni.
a volte poteva essere una ragazza, a volte poteva essere raggiungere un obiettivo, poi una volta raggiunto quell'obiettivo la cosa sfioriva, perdeva la freschezza, invecchiava e tu avevi di nuovo bisogno di qualcosa di fresco e non lo trovavi. Questa pace che Prerabat mi ha fatto conoscere, che continua a farmi stare bene anche oggi, ha la particolarità unica, più unica che rara, di non invecchiare mai, di restare sempre fresca. Anche stamattina quando mi sono svegliato ho meditato con le quattro tecniche che lui rivela e di nuovo ho sentito quanto era fresca questa esperienza, quanto non invecchia, soprattutto quanto riesce a nutrirmi, a chiudere quel buco, quella mancanza che mi muoveva prima di conoscerlo, a sbattermi da tutte le parti per avere una soddisfazione che mi sfuggiva sempre, sembrava sempre che era lì, gli altri sembrava sempre che ce la facevano, tu invece no, io invece no, e invece era un trucco, era un'illusione. Conoscendo Prerabat ho fatto bingo. Per cui nel prossimo mese vorrei fare quotidianamente, se ce la faccio, dei piccoli video di avvicinamento nel racconto per poter arrivare alla bella esperienza, almeno per me, di poter avere Prerabat e Ravenna a parlare a un pubblico di persone che è interessate a conoscere la pace che esiste a origine dentro il cuore di ogni essere umano e non ha bisogno di intermediari. Non ha bisogno di intermediari, devi solo focalizzarti e lui ha il potere di metterti in contatto con quella esperienza impagabile, impagabile. Per me è talmente preziosa che ho deciso di spendere gli ultimi anni della mia vita, perché la vita media di una persona è sui 75 anni, io oggi ne compio 70, bene che vada. Posso morire anche fra un minuto, perché nessuno ha la garanzia, però mediamente io dovrei avere ancora 5-6 anni di vita. Bene, li voglio spendere nella maniera migliore. Li voglio investire nella maniera migliore che io posso fare, avendo un corpo umano a disposizione e un mondo nel quale muovermi per avere esperienza. A me ripaga tantissimo. Se poi non ce la farò ad realizzare questo sogno, mi rimane comunque la mia soddisfazione personale di essere contento ogni giorno, che mi fa una grande differenza, ricordando quando avevo 25 anni e ascoltando, sentendo come sto adesso che ne ho 70. Dico solo questa cosa, che quando io conobbi Prerabat, adesso la sua organizzazione è mondiale, milioni di persone lo seguono, lui è l'ambasciatore riconosciuto dall'Unione Europea, l'ambasciatore ufficiale della pace, va in giro per il mondo a parlare anche con l'investitura dell'Unione Europea che lo ha dichiarato ambasciatore della pace. Non così, capito? Perché hanno visto tutto il lavoro che ha fatto in tutti questi anni. Perché la sua organizzazione adesso si muove in un certo modo con la tecnologia eccetera, ma quando l'ho conosciuto io c'erano delle piccole comunità e a Ravenna c'era una piccola comunità. La cosa di cui mi sono accorto ultimamente, bazzicando per il porto e la compagnia portuale, mi sono accorto di, ma a Ravenna, quando lui venne in Occidente, perché lui venne in Occidente quando aveva 14 anni, una delle prime comunità che sono nate, da dove è partito tutto, è stata Ravenna. È stata Ravenna ed era in un grattacielo che c'è ancora, che è sul porto, nel quale io capitai, dopo essermi domandato tempo prima, camminando sempre sulla strada che rasenta la ferrovia in concomitanza con il porto, mi ricordo camminavo lungo quella strada lì, avevo sui 18 anni, 19 anni, mi sentivo molto bene, proprio
una sensazione di benessere speciale che mi fece fare questa domanda: ma che senso ha la mia vita? Qual è lo scopo della mia vita? Perché sono in questo mondo e sento queste esperienze così belle? Cos'è che devo fare? E non avendo una risposta, perché avevo capito che lo scopo della mia vita non poteva essere un lavoro qualsiasi, dove alla fine vai in pensione e questo ti deve bastare, sentivo dentro il mio cuore che materialmente poteva essere gratificante, ma non riempiva di risposta alla mia domanda del cosa sono venuto a fare qui, ad aspettare una pensione. Non avendo una risposta, mi dissi: sarà l'arte, no? Il campo, la direzione nel quale io potrò avere una risposta. E invece, dopo qualche mese, in quell'appartamento sul porto di Ravenna, conobbi, vidi per la prima volta una sua fotografia di quando avevo 14 anni. La mia testa scoppiò. Ma ne parlerò più avanti. Ma intanto si era verificato qualcosa. Morale, quando io poi capii che la conoscenza era veramente la cosa che stavo cercando, nella comunità di Ravenna, che era frequentata da delle persone che avevano già raggiunto la conoscenza, era molto mortaccina. Era molto sfigata, tra virgolette. Io vedevo che erano un po' sfigati i personaggi che praticavano la conoscenza, però avevano tutti una prerogativa. Avevo riconosciuto quel piccolo messaggio, quella cosa speciale di Prerabat, che allora chiamavamo Guru Maharaji, e questo era già sufficiente. Poi un giorno mandarono un istruttore, una persona che allora lui utilizzava per poter rivelare le tecniche della conoscenza chi la desiderava. Oggi fa tutto lui, non ha più bisogno neanche di istruttori, dopo che una volta un istruttore gli disse: beh dai, perché ne aveva tanti di istruttori, disse: dai, senza di noi tu non ce la faresti a portare la conoscenza nel mondo. Lui fece un sorrisino e dopo poco liberò tutti gli istruttori dall'incarico e fece tutto quanto lui. E da quel momento in poi la propagazione della conoscenza è esplosa nel mondo. Pensate che da, non è tantissimo che è iniziato, saranno una quindicina d'anni, ha cominciato ad andare a parlare anche nelle carceri. Ha cominciato con un carcere in America a San Antonio e adesso va in diverse carceri, sparsi un po' ovunque nel mondo, nei vari continenti. Ed è successo che molte carceri, molte, non tutte, ma molte carceri, dopo che hanno cominciato a fare, vedere i suoi video, ascoltare i suoi discorsi, erano chiuse perché non c'era più delinquenza. Questa è una cosa che la dice lunga. La dice lunga sul potere di questa pace che le persone riescono a incontrare dentro di sé. So che questa è una cosa che poche persone capiscono. Io sono fortunato perché sono una di quelle poche persone che capiscono quanto sia importante. Ma anche tra le stesse persone che hanno la conoscenza, non tutti capiscono quanto è importante lui. Adesso racconto un fatto, poi chiudo questo primo video, non per gratificare il mio ego, ma per convalidare la bontà della mia scelta. Qualche anno fa, non mi ricordo se è il 2017, 18, non mi ricordo, ero a Madrid insieme a Giuse Morando, una mia amica ora defunta, che anche lei aveva ricevuto la conoscenza, tramite me che ci ha conosciuti su Facebook, eccetera. E a un certo punto, mentre si parlava, Prerabat era in sala, una sala sarà stata di almeno 5.000 persone, più o meno, insomma, un auditorium pieno di persone. A un certo punto lui parla e dice: voi la praticate la conoscenza, intendendo dire, cioè le tecniche della meditazione che io vi do, la praticate? E poi ha fatto un gesto con le mani tipo: rispondetemi. Allora io, che ero poi in piccionaia, ero molto indietro, sentendo il suo invito a rispondere, ho detto: yes! E poi mi sono girato, sono stato l'unico a dire yes, e un po' ho detto: cazzo, cioè, non dico che mi sono vergognato, però ho detto: boh,
fosse esagerato, mi sono detto, però mi è piaciuto dal cuore, me lo stai chiedendo? Se la pratico la conoscenza, yes! La pratico, perché mi fa stare bene, mi fa stare tanto bene, benissimo. È come dire, tu quando hai fame mangi, sì, mangio, perché ho capito dove è il cibo, ho capito dove metterlo, non lo metto nelle orecchie come facevo prima, per cui ho solo dei problemi. Dopo questa domanda di Pranavati che disse, voi la praticate questa conoscenza? Disse, e quanti di voi invece seguono il political correct? E lì si è sentito un mormorio nella sala. Poi lui ha continuato a parlare e ha detto, mi aspettavo più sì sulla prima domanda e meno mormorio sulla seconda. Uff. Da una parte mi sono detto, cazzo Maragi, quanta gente addormentata ti segue, se solo io ho sentito lo slancio. Però è già importante che l'abbia sentito. E grazie a questo slancio, come 50 anni fa, questa comunità di Ravenna, quando mandarono questo istruttore, la situazione era molto mortacina, io sentii che era una grande opportunità per Ravenna di sentire quanto era importante e viva questa esperienza, perché l'istruttore che ci mandarono, Giulio Monaco si chiamava, era, tuttora perché è vivo, uno zucchero. Quando lui ti parlava della sua esperienza ti faceva venire voglia di praticare anche la tua, capito? E feci un lavoro di informazione, mi sbattei tantissimo con il piacere e la voglia di... e riempì la sala di Ravenna. E da lì molte persone ricevettero la conoscenza e la sala di Ravenna si accese. E poi tanta altra gente ha preso la conoscenza, ognuno se la pratica per conto suo, perché è una cosa individuale. Non è una religione, non è una comunità, non è una filosofia, non è nulla di tutto quello che si pensa, non è una cosa spirituale. E lui dice, sono allergico alla spiritualità. Sembra un paradosso. Lui che ti parla della pace interiore, di scoprire il divino che c'è in te. Non di costruirlo, non di immaginarlo, non di fartelo la tua immagine e somiglianza, ma astratta, capito? Proprio di realizzare il divino che c'è in te, che dice la spiritualità è un po' allergica, mi serve un po' da grattarmi. Per cui come 50 anni fa il mio slancio portò vita alla comunità di Ravenna, e adesso che lui è cresciuto tantissimo, io ho questi 6 anni davanti, spenderli nel cercare di portare gente ad ascoltare il suo messaggio. E queste persone, se verranno, se riuscirò a dargli quella curiosità sufficiente affinché loro si possano ritrovare a parlare con questo personaggio, di cui poi nei prossimi video vi dirò delle cose non ufficiali ma molto importanti, per farvi capire quanto sia serio questa persona. Io, di tutte le persone importanti che ho conosciuto nel mondo, importanti che ho anche frequentato, lui è l'unico, non è neanche, è l'unico, non mi ha mai deluso, anzi, una volta disse all'inizio, la conoscenza realizzerà dei sogni che neanche voi sapete di avere. E io a distanza di 50 anni dico, è vero. E la storia non è mica finita. Bon, questo è il video del mio 70° compleanno. Specifico, mia sorella stamattina mi ha chiamato e mi ha detto, oh, hai detto che è il tuo ultimo compleanno, cosa intendevi dire? Ho detto, no, non che sto morendo, voglio morire, no. Nel senso che non li compierò più, perché non ha senso compiere, come dire, un anno per dire festeggio il fatto che ho avuto un anno di vita, perché la vita va festeggiata, va compiuta, va assaporata, puoi farlo ad ogni respiro, ad ogni istante, e cambia la differenza, per cui
il 70° compleanno ufficialmente è l'ultima celebrazione che faccio. Poi compirò semplicemente la mia vita spendendola nella maniera migliore. E nel prossimo video vi parlerò dell'anima, questa scultura qui dal quale è nata l'idea della ghianda e via discorrendo. Anticipo solo che questa scultura qui è l'opera d'arte scultorea più grande e potente che abbia mai fatto. Nessuno se ne è mai accorto, non ha importanza, lo so io. Questa è la scultura più potente, ma ne parleremo. Per il momento io vi ringrazio se mi avete ascoltato e se mi volete seguire prossimamente, da qui a un mese, per vedere se ha senso mettere su un qualcosa che raccolga delle persone che vogliono venire ad ascoltare per Raval. Molte persone che hanno la conoscenza ci sono già a Ravenna, anche nei portuali, a parte me, c'è anche altra gente nei portuali che hanno la conoscenza, ma anche in altri settori. Ma questa è una cosa che unisce, aprirà, ma avrò modo di entrare maggiormente nei dettagli. Poi parlerò anche del Muro delle Spalle, un libro che ho scritto nel 2014, che sempre ha a che fare con la conoscenza, ma ne parlerò nei prossimi video. Vi ringrazio per l'attenzione e se mi seguirete sarà bello scoprire come si crescerà fino al 2029, se ci arrivo. E se non ci arrivo, come si dice, basta il pensiero, no? Un bacio a tutti e al prossimo video, forse domani o dopodomani, ma non passerà molto tempo. Buona giornata.